Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. Oggi siamo in terra iberica. Siamo in terra iberica, in particolare in Spagna, perché proviamo questo rasoio che io ho già armato con una lametta CAI. Questo rasoio d'acciaio 316L. Spero che, come sempre, si veda. Eccolo qua. Il Seigus Zeppelin. Versione punto 2, V.2. Allora, facciamo un piccolo, diciamo, racconto di questo rasoio che è prodotto da una cosa, da una casa che ho trovato quasi per caso, di verità, su internet, che era questa qua, GRD, che si occupa di componentistica, credo, Madrid. E poi sono le istruzioni, vabbè, ma il rasoio d'acciaio 316L, in particolare la testina, che ha la particolarità, e su cui l'ho armato, ma effettivamente sono reso conto che devo farlo vedere, ha la particolarità di essere asimmetrica, nel senso che ha due tipi di esposizione. Quindi ha un'esposizione 0,5 e un'esposizione 0,7, quindi da una parte è un po' più aggressiva. Pur essendo entrambe le due parti closed compro, vedete che in una parte c'è un po' più di scanalatura, l'altra più liscia. Cosa penso io di questa testina che pesa 41 grammi in acciaio e che adesso vado a montare? Che sia stata creata con, mosso ancora meglio, con lo scopo di rendere magari più agevole il primo passaggio, più incisivo e poi più soft gli altri due passaggi. Il rasoio pesa 120 grammi in tutto, compreso il manico, che è un vero massiccio. La forma del pettine di questo Seigus è, vedete, è curva per dare un effetto slant, dice la locandina, il libretto di istruzioni del rasoio. Ma andiamo a vedere come funziona. L'unica prova da fare è sulla pelle, non c'è altra prova da fare, insomma. Allora, restiamo diciamo, in Spagna. E allora, Alvarez Gomez, crema da barba di Alvarez Gomez, barberia. Eccola qua. Spero che si riesca a vedere in qualche modo, anche se questo autofocus, eccolo qua. Alvarez Gomez, che è un agrumato pazzesco, mi piace tantissimo. Arancia, proprio agrumato, insomma. E pennello, restiamo sempre nella penisola iberica, e quindi, vabbè, ho messo a bagno il mio inossidabile Semog 820. Guardate che bel maiale, che bella pertinenza di ciuffo, questo portoghese. Serda pura, puro. Eccolo qua. Allora, iniziamo subito la prova con la CAI. Io uso sempre la CAI quando provo la prima volta perché è la mia lama preferita. È la più stainless cruda, tagliente, insomma, non fa sconti e mi dà un effetto assolutamente positivo sulla pelle. E soprattutto mi permette di dare un giudizio univoco sui rasoi, no? Quindi alla prima, diciamo, primo test. Questo è il primo test, io non l'ho mai usato, è il nostro Seigus, eccolo qua. Seigus, non so come si nomina. Allora, preleviamo la qualità necessaria di Alvarez Gomez. Vedete che il maiale, come sempre, non tradisce mai con la sensazione di erodere sapone.
e andiamo a montarlo in ciotola. Tutte le settimane ormai stiamo provando rasoi di acciaio, questa settimana il Pils, e adesso questo 6 gusti. E diciamo che con l'affermarsi della rasatura tradizionale, della rasatura bagnata, in maniera sempre più incisiva, sempre più preponderante, e sono sempre di più i produttori che vanno appunto a produrre rasoi magari di nicchia, ma di acciaio, insomma, di grande qualità. Quindi è pensabile che in futuro ce ne saranno altri. Poi non è che dobbiamo comprare tutti, basta uno. Ecco qua. Profumazione intensissima. Ecco questo, Lars Gomez, sapone da barba, crema da barba, barberia. Agrumi. Ci avviciniamo alla bella stagione, per alcuni è già arrivata addirittura. Ecco qua, vediamo un po' come va questo rasoio che utilizziamo per il pelo nella parte più esposta, 0,7. Ecco qua, 0,7. Allora, la forma del pettine la fa scorrere molto bene e rende la lama delicata, anche se è bella esposta. Assolutamente sì, efficace, perché questo è un barba di 3 giorni quasi, 2 e mezzo. Ecco qua. Allora, devo dire la verità, non c'è più niente. Andremo a fare ancora una passata, ma ad abbondanza. Ah, veramente, e te posso dire sorprendentemente, portato via tutto.
Facciamola più acquosa questa per la scorrevolezza. Eccoci qua. Seconda passata con il lato più, diciamo, soft. Un pelo obliquo. Anche qui. Forse la curva, la forma curva del pettine che dà questa sensazione di comfort con la pelle, non lo so. Stiamo parlando di un acai comunque, che sta lavorando, quindi una lama che generalmente si sente. Unica passata, pelo, obliquo e contrapelo. Anche perché il pelo porta via tutto. E cosa facciamo? Tre passate che non servono? No, non è che siamo qua a esibirci, cioè siamo qua a farci la barba. Quindi ci serve. Ma qui più niente. Ecco, forse un ritocchino, qua così. Ma il classico pelo nell'uovo, eh. Ecco qua. Rifiniamo. E siamo a posto. Allora, sciacquiamo gli attrezzi. Nel frattempo, ancora con l'acqua calda. E nel frattempo, velocissimo sciacquatino gli attrezzi. E nel frattempo, la facciamo passare a freddo, sciacquiamo il viso. Eccoci qua. Allora, tamponiamo. E andiamo a mettere il dopobarba. In questo caso, la massiccia acqua de colonia concentrata. Alvarez Gomez sempre. Questo secondo me è uno dei migliori e più economici come rapporto qualità-prezzo. Agrumati in circolazione. Signori, io la penso così. Alvarez Gomez non si discute. Costa poco ed è ottima. A chi piacciono gli agrumati, la consiglio fortemente. Prodotto spagnolo eccezionale. E abbondo. Allora, bene, facciamo un po' un resumé di quello che abbiamo visto oggi. Anche perché abbiamo fatto in fretta, perché il rasoio c'ha una bella mano. C'è da dire che è un'efficacia che, ragazzi, non me l'aspettavo. Prima volta che lo utilizzavo, quindi non. Allora, io non so, sinceramente, io l'ho trovato tramite internet, poi ho scritto al produttore, il quale poi me l'ha mandato, ci siamo accordati tutto quanto e l'ho acquistato così, cioè direttamente dal produttore. Non so sinceramente se sia,
come sia, io non l'ho trovato sui siti istituzionali. Magari lo rimetterà in produzione, non, devo dire che è ordinato così attraverso la persona, attraverso l'email. Il rasoio mi ha davvero piacevolmente sorpreso ed ero un po' scettico, lo ammetto. Ero un po' scettico perché dicevo, ma chissà se questo progetto un po' ardito, perché comunque fare questa testa con due esposizioni diverse, sempre. Non è la prima volta che si fa in sommetto via la lametta, ci sono vari rasoi che hanno più esposizioni, però non lo so, questa curvatura del petto, diciamo, ma sarà possibile, non l'ho mai vista, sinceramente. E invece devo dire che alla prova del 9, che poi è la prova della nostra pelle, della nostra barba, beh, ragazzi, ha fatto un lavorone. Perché già con il pelo che è stato fatto con, vedete questo pettine, no? Questo poi è il segreto. E io spero che sia autofocus prima o poi, ecco, perfetto, lo spettine che 07 0705, eccolo qua, lo vedete adesso, no? 07, quindi eccolo qua, 07, assolutamente valido per il pelo. 05 altrettanto valido per il pelo bigo contro pelo, quindi ottimo. Geometria variabile possiamo chiamarlo, forse. La curvatura, la vedete? Questa è la parte più zigrinata, ma sempre un closed comb. Questa è la parte più liscia, ma sempre curvo, vedete che curvo. Eppure mi ha addomesticato una Kai come se fosse stata una lama meno incisiva. Non, attenzione, addomesticandola, ma senza re renderla meno efficace. Tant'è vero che io mi sono fatto un pelo in assoluto comfort, in assoluto comfort, no? Eccolo qua, eccolo qua. Rasoio in acciaio 316L, appunto, che beh, è tutto dire. Chiaramente stiamo parlando di un rasoio di livello alto, c'è anche come prezzi, tutto quanto, però insomma, mi ha veramente colpito. Ecco, vedete anche il profilo dalla testa, mi ha veramente colpito per la sua efficacia. Bene, promosso anche questo. Il pennello, vabbè, ragazzi, questa è una garanzia. Costa poco, è un ciuffo di maiale eccezionale, sbiancato, si apre veramente come un fiore dopo un po' di utilizzi. Questo ormai ha 2 anni, 2 anni e mezzo che l'ho comprato. Veramente non tradisce mai. Per riattivarlo, una notte a bagno, un montaggio a vuoto ed è come nuovo. Eccezionale. Semog 820, portoghese. E poi abbiamo la combinazione fra la Vars Gomez, la crema, la barba, questa è la linea, la barberia, che è la linea un po' più, diciamo, dedicata, e la colonia classica. La colonia classica che è insomma, guardate che dimensioni, questa è la versione famiglia, diciamo, 300 millilitri. Io veramente, a chi piace gli agrumati, questo non può mancare. Bene. Piccolo passaggio sulla Kai, che è la lama che secondo me è la mia preferita. Ce ne sono tante altre ottime, la Kai è la mia preferita. Lama giapponese, insomma, stylish, cruda. Il rasoio è fornito con il suo custodia, vedete, che uno può passare in viaggio, si mette il rasoio nella custodia e se lo porta via. Bene, io vi ringrazio, adesso il fuoco è andato, ecco, stornato. Vi ringrazio e vi auguro buona domenica e buona barba a tutti. Ci vediamo la prossima domenica con un'altra sbarbata. Grazie di seguirci, grazie di mi piace, grazie di seguirci sia su Facebook che su YouTube e grazie anche a Solis come sempre, a Luca e Matteo per il preziosissimo lavoro che fanno, specialmente sulla pagina di Facebook e buona domenica, niente di più.